Sarebbe il mancato rispetto della segnaletica la causa dello scontro frontale fra due treni nel canton Vaud, in Svizzera. A dirlo, all'indomani dell'incidente che ha fatto un morto e 26 feriti, la polizia, che ha indetto una conferenza stampa. Dalle lamiere è estratto il corpo del 24enne macchinista, mentre l'altro sarebbe riuscito a saltare fuori dall'abitacolo prima dello schianto. La tesi privilegiata è quella del mancato rispetto della segnaletica luminosa da parte del treno in provenienza da Payerne, che dopo lo schianto si è accorciato di 8 metri, come confermato dal portavoce della polizia. Arrêté en gare de Granges-Prémarnon. L'incrocio tra i due convogli è circostanza abituale da una decina d'anni. Quello in provenienza da Payerne si era fermato in stazione per far scendere dei passeggeri. Solitamente questo permette al treno proveniente da Losanna di passare. Le due scatole nere devono ancora essere analizzate.